Ci devo confessare un segreto. Lo invidio, sì. Invidio quella bestia muta che... Perdona il mio commento se credi che abbia oltrepassato i limiti del pudore. No, 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 no. Tu non hai oltrepassato i limiti del pudore, anzi. La tua sincerità mi lusinga. Spesso ho desiderato anch'io di percorrere i cieli, e strano a dirsi, nei miei sogni questo accade. Da un lato le parole di Steven Berkoff in 39 lettere d'amore tra Amleto ed Ofelia, e dall'altro l'innata comicità di Chiara Francini. Questo il mix vincente che è esploso sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. È un testo assolutamente intrigante e profondamente attuale, anche grazie alla drammaturgia di Chiara Lagani e alla regia di Luigi De Angelis, ed è una storia, una favola, una storia sempiterna, quella dell'amore che ha i suoi screzi, i suoi dolori e che a volte finisce male. È stato per me un piacere unico, davvero, parlarti, ascoltare le tue dita lievi, pizzicare i misteri del liuto. In scena è andato L'amore segreto di Ofelia, sul palco assieme all'attrice e scrittrice Andrea Argentieri. Beh, io credo che per parlare d'amore si debba essere in contatto sia con la propria parte maschile che con anche la propria parte femminile, penso. Quindi come uomo mi sento in contatto, cerco di entrare in contatto con queste due parti, specialmente in questo spettacolo. E Chiara mi aiuta molto in questo. I due attori provano a distanza il testo di Berkoff. Lei è Ofelia e si immagina il suo Amleto in modo molto diverso da quello a cui la realtà l'ha messa a confronto. Sarò lieta di sentirti suonare il flauto e sarà per me un onore immeritato osservare quei grandi uccelli da caccia che con arte e destrezza tu sai rendere così docili.